Il treno di Adolf Hitler giunse a Firenze nel primo pomeriggio del 9 maggio 1938, proveniente da Roma. Ad attenderlo Benito Mussolini, tutte le massime autorità e gerarchi di regime e la banda cittadina che intonava il Deutschland über alles, la marcia reale, ovviamente Giovinezza, giovinezza. La città era stata tirata a lucido, pronta ad accogliere il capo del nazismo. Tutte le porte dei più importanti palazzi erano aperte, tutte fuorché le porte del Duomo. Perché un uomo, il cardinale Elia Dalla Costa, arcivescovo di Firenze, seguendo in modo convinto le indicazioni, le disposizioni di Papa Pio XI, che a Roma aveva fatto chiudere tutti i luoghi di culto, ritirandosi persino a Castel Gandolfo, con un suo personale invito di benvenuto, tra virgolette, benvenuto al Führer, spense anche tutte le luci del palazzo arcivescovile e sbarrò le imposte. Ma chi era questo indomito e fragile uomo? Un rivoluzionario? Un pericoloso sovversivo? Nulla di tutto ciò. Le sue armi erano soltanto una fede salda e pura e una vocazione verso i più deboli, verso gli oppressi, verso i poveri, verso tutti i perseguitati. Per il resto era persino un prete della tradizione conciliare tridentina, quindi un conservatore possiamo definirlo, ma un conservatore illuminato. Si oppose alle violenze da qualunque parte provenissero, fu contro le delazioni, le deportazioni, le rapine, le torture, le fucilazioni, accorse nei luoghi delle incursioni, dei bombardamenti per soccorrere i feriti, per piangere i morti e si attivò con ogni mezzo per salvare la vita ai condannati politici, agli ebrei in particolare e successivamente persino ai fascisti in fuga. Durante la persecuzione nazifascista, l'arcivescovo diede precise disposizioni affinché venisse fatto tutto il possibile per salvare ebrei e fuggiaschi, con la creazione di un comitato clandestino alla cui responsabilità era stata affidata a Don Leto Casini. Tra gli adepti anche il campione del ciclismo Gino Bartali, che faceva la staffetta tra Firenze e Assisi e tra Firenze e Genova. Ad Assisi, infatti, la tipografia di Trento Brizzi, con l'aiuto e la protezione dei frati francescani e del vescovo Giuseppe Placido Nicolini, stampava documenti falsi che poi Bartali nascondeva nella canna della sua bicicletta. Dopo la guerra, Firenze proclamò Elia Dalla Costa cittadino onorario e soltanto molti anni dopo la sua morte avvenne il riconoscimento dello Yad Vashem nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme. Quindi la proclamazione a venerabile da Papa Francesco nel 2017, un passo verso la santificazione di un piccolo grande uomo che non amava i riflettori e che visse gli ultimi suoi anni di vita immerso nella preghiera, nella meditazione e nella povertà. Morì la mattina del 22 dicembre 1961, 3 giorni prima di Natale.